Salve sia i vecchi che i nuovi visitatori del canale, io sono Jules e oggi parliamo di Chevreuse, personaggio a 4 stelle di elemento pyro che utilizza la lancia. Chevreuse è un supporto misto specializzato sul potenziare le prestazioni dei personaggi Electro e Pyro. Inserendola in formazioni con esclusivamente questi due elementi, è infatti in grado di abbassare la resistenza Electro e Pyro dei nemici e di conseguenza di dare una nuova, più concreta dimensione a una delle reazioni più bistrattate di tutto il gioco, ovvero Overload. Sovraccarico in italiano. Il fatto che Chevreuse sia in grado di abbassare la resistenza elementale nemica anche senza l'ausilio di specifiche costellazioni la rende un'ottima alternativa ai personaggi Anemo, in specifiche formazioni basate sull'Elettro e il Pyro. Il motivo per cui paragono Chevreuse all'impatto di un personaggio Anemo ve lo mostro adesso in schermo, ed è questo. Si chiama Cacciatrice Smeraldo, che è uno dei set di manufatti più forti dell'intero gioco, ed è un set specificatamente creato per i personaggi Anemo. Se leggete infatti il bonus dei 4 pezzi, questo set ci permette di non solo aumentare i danni di Turbinio, effetto che al momento non ci interessa, ma anche e soprattutto di ridurre di un 40% la resistenza dell'avversario all'elemento infuso dal Turbinio. Esempio, Kazuha fa Turbinio o Swirl in inglese su un nemico con l'aura Pyro addosso? Andiamo a fare Turbinio Pyro e andiamo a ridurre la resistenza dell'elemento Pyro. Ecco, la nostra carissima Chevreuse, questo 40%, ce l'ha intrinseco nel kit ed è nel suo primo talento passivo, il che vuol dire, come già detto, che non le servono delle costellazioni per andare a ridurre la resistenza dell'elemento in questione. L'elemento in questione nel caso di Chevreuse è sempre il Pyro e l'Electro. Questo significa che 1. Lei ha lo stesso impatto di un Kazuha, di un Venti, di una Sacrose, di una Jhin per quanto riguarda l'abbassamento alla resistenza elementale, e 2. Che avendo lei questo effetto ci può permettere in molti casi di liberare lo slot per il nostro personaggio Anemo, che dunque potrà essere utilizzato in un team diverso rispetto a quello di Chevreuse, in modo da avere questo fortissimo effetto indebolente sui nemici in due formazioni invece che in una sola. Chi usa questa doverosa parentesi, come al solito, non mi dilungherò troppo in questo video sui talenti attivi e passivi di Chevreuse, in quanto ho già realizzato un'intera analisi preuscita del personaggio che adesso vi linko in schermo, e proprio in questo video ho parlato più nel dettaglio dei vari talenti, anche perché nel caso di Chevreuse abbiamo avuto modo di vedere tutti i suoi talenti ufficiali prima dell'uscita direttamente in gioco e senza il solito ausilio dell'Oyoleb. Parlando più, diciamo, in grande dei suoi talenti attivi e passivi, i talenti attivi sono molto semplici. La sua abilità elementale le permette di fare danno pyro ad area e di curare il personaggio attivo, cioè il personaggio presente in campo, costantemente in base ai suoi PS per un dato periodo di tempo. Questa abilità la usiamo praticamente solo per curare, ha un effetto secondario offensivo che ci permette di fare danni aggiuntivi se prima di sparare abbiamo già scatenato sovraccarico almeno una volta, ma ve lo dico già da ora e ne parliamo dopo quando affronteremo l'argomento costellazioni. Chevreuse non è un personaggio offensivo a C0, dovete aspettare almeno la vostra C4 per iniziare a valutare eventuali build più offensive. In generale lei permetterà ai suoi compagni di fare più danno, ma non sarà mai lei la vera, diciamo, star del team dal punto di vista offensivo. Voi ricordatevi di questa sua capacità di cura perché vi può essere utile: 1. Per evitare di giocare forzatamente uno scudo nelle sue formazioni, e 2. Molto banalmente, di tenere i vostri personaggi in vita nel caso in cui una cura modesta come quella di Chevreuse, perché questo non è un curatore dedicato, basti e avanzi per completare gli stage di gioco che più vi interessano. Il tripudio elementale di Chevreuse è completamente inutile, è un attacco che fa danni pyro e basta. È, diciamo, una fonte aggiuntiva di applicazione pyro sui nemici. Chevreuse non è comunque un personaggio specializzato sull'applicazione pyro, per quella utilizzate altri personaggi nella formazione e tirate questo tripudio quando magari vi serve applicare l'elemento così on the spot. Per il resto non serve a nulla, e non serve a nulla nemmeno il primo talento. Infatti, dal punto di vista del livellaggio dei talenti attivi, Chevreuse è una cavolata. Livellate se proprio volete puntare sulla sua cura e magari non appoggiarvi unicamente a un Bennett o a una Cookie Shinobu,
il talento dell'abilità elementale, perché livellando il talento aumenterete la rigenerazione dei punti salute del personaggio attivo. Per il resto il primo talento non lo userete tipo mai, a meno di formazioni particolari con Bennett, dove lei è l'attaccante di punta, e il tripudio elementale fa danno e basta, e non è un danno così importante, e Chevreuse non è incentrata sul danno. Quindi nel 90% dei casi tirate su solo l'abilità elementale e lasciate perdere il resto. I talenti passivi della signorina sono la parte più importante del suo kit. Del secondo, anzi del primo, abbiamo già parlato, è quello che le permette, fin tanto che nel vostro team sono presenti esclusivamente personaggi Pyro ed Electro e c'è almeno un personaggio di ogni elemento presente, quindi 3 personaggi Pyro più un Electro va bene, 3 personaggi Electro più Chevreuse va bene, 2 personaggi Pyro più 2 Electro va bene. Non va bene dal momento in cui ci infilate un personaggio che non sia o Electro o Pyro. Fin tanto che tutti i personaggi sono o Pyro o Electro, il vostro intero gruppo è in grado, ogni volta che si innesca la reazione di sovraccarico, di abbassare la resistenza Pyro ed Electro degli avversari colpiti di un 40%, che è un valore gigante. Sono 6 secondi, ma se voi continuate a fare sovraccarico a ripetizione, capite bene che la resistenza dei nemici è sempre sottoterra. Anche il secondo talento è molto interessante, e il secondo talento passivo di Chevreuse, attenzione, non è vincolato agli elementi del vostro team, quindi nel caso in cui la vogliate provare anche al di là di formazioni mono, pyro ed electro, questo secondo talento si attiva in ogni caso e dice che nei 30 secondi successivi all'utilizzo dell'abilità elementale di Chevreuse potenziata dal sovraccarico andiamo ad aumentare l'attacco di tutti i personaggi di tipo pyro ed electro presenti nel team di un 1% per ogni 1000 PS max di Chevreuse. La morale della favola è: buildate la vostra Chevreuse sui PS in modo da renderla non solo un Viridescent Venerer con gambe, ma anche un Noblesse Oblige con gambe. Lei riesce sia ad abbassare la resistenza elementale, sia ad aumentare l'attacco degli alleati, e questo è un super pregio di questo personaggio, in primis perché, e lo ripeto, riesce a fare tutto questo senza costellazioni. Dettaglio veramente eccezionale. Infine abbiamo la marcia a doppio tempo, che è il talento personale di Chevreuse, che ci permette di diminuire il consumo di vigore quando scattiamo. Ora, armi. Dal punto di vista delle armi, Chevreuse è un personaggio estremamente straightforward, diretto in italiano, nel senso che lei sa esattamente quello che vuole e Genshin Impact ci fornisce, per fortuna, varie alternative per buildarla, sia più costose, sia completamente free to play. Iniziamo dalla mia arma preferita per lei, la lancia di Favonius. C'è un motivo al mondo per non dare la lancia di Favonius a un personaggio che a C0 ha solamente un valore difensivo? Personaggio tra l'altro che non ha nemmeno questa produzione particellare così incredibile? No, non ce l'abbiamo. Avete la lancia di Favonius libera? Datela a Chevreuse, perché in questo modo sarà in grado di aiutare i suoi compagni dal punto di vista energetico e dunque di aggiungere un ulteriore ruolo ai suoi già molto importanti ruoli di debuffer e curatrice. La seconda arma a 4 stelle che vi segnalo, e questa è completamente free to play, è l'equa ricompensa. Allora, quest'arma, attenzione, perché benissimo il fatto che ci dia PS come seconda statistica e quindi ci aiuti a migliorare la statistica PS di Chevreuse, ma attenzione all'effetto, perché per attivare la ricarica di energia aggiuntiva è Chevreuse che deve prendere la cura. E la cura di Chevreuse non è ad area, ma è solo sul personaggio attivo. Quindi se usate quest'arma e volete sfruttarne l'effetto, quando utilizzate l'abilità elementale di Chevreuse, fate prendere un tick a Chevreuse e andrete a ottimizzarne ancora di più l'effetto. Tra l'altro l'energia aumenta, più gradi di miglioramento potete ottenere per quest'arma, e quest'arma si forgia gratuitamente dal fabbro di Fontaine. Un'altra opzione completamente free to play che vi segnalo, e questa è addirittura a 3 stelle, è il pennacchio nero, il Black Tassel. Quest'arma vi dà PS come seconda statistica e quindi ci piace, sempre per lo stesso discorso che a Chevreuse i PS in più piacciono. E sempre mantenendo questa stessa linea di ragionamento, vi segnalo anche il bastone di Oma. Allora, questa opzione è bivalente, perché la potete utilizzare esclusivamente per aumentare i PS di Chevreuse, tanto l'attacco di base alto e il danno da critico non ci andranno a servire. In alternativa, se volete provare una build più offensiva di Chevreuse, cosa possibile una volta raggiunta la sua quarta costellazione,
Questa diventa una delle sue armi migliori, se non la best in slot, perché usiamo i PS per fare danni aggiuntivi e a quel punto anche il danno da critico ci serve, quindi non male, non male come opzione. Ovvio, Chevreuse offensiva non sarà quasi mai la vostra priorità, però comunque ve la segnalo. Parlando invece di manufatti, qua la scelta dipende moltissimo dai personaggi con cui giocate Chevreuse. È fantastico che non ci siano ancora le statistiche sui suoi set raccomandati, ve le do io. Allora, il set assolutamente migliore su di lei è il Noblesse Oblige. Il Noblesse Oblige che andrà a, diciamo, sommarsi al talento passivo di Chevreuse che aumenta l'attacco degli alleati, ci permette di dare un aumento dell'attacco a tutti i nostri compagni che è notevole. Ovvio che con questo set dovremo investire un minimo di più nella ricarica di energia di Chevreuse, perché ok che il suo tripudio non serve a nulla dal punto di vista offensivo o di supporto, però tirare il tripudio ci permette di attivare questo set, quindi ricordatevi questo dettaglio. Nel caso in cui abbiate già un altro personaggio nel team che utilizza il 4x del Noblesse Oblige, allora si sblocca un'altra opzione. E quest'altra opzione si chiama Chevreuse ibrida con 2x Mileliti e 2x Vorukasha. In questo modo potete dare al personaggio un bonus molto importante ai PS. Se andate a sommare questo bonus a un'eventuale arma che vi dia altri PS percentuali, diventa più semplice raggiungere il totale di PS consigliati su Chevreuse e questo valore è di 40.000 PS. 40.000 è il valore al quale vi volete avvicinare il più possibile ed è allo stesso tempo il valore che non ha senso superare. E io vi garantisco che questo valore non è semplicissimo da raggiungere. Io ci arrivo qua per poco, ma perché ho il bastone di Oma equipaggiato. Togliete questo bastone e già capite bene che è un valore che anche con il 2x di Mileliti e Vorukasha non è esattamente una passeggiata, quindi da questo punto di vista lavorate molto sulle substat del personaggio. E per quanto riguarda le main stat, PS, 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 fine. Tutti a casa. La ricarica di energia, se la volete giocare Noblesse, sarebbe meglio tirargliela su dalle statistiche secondarie dei manufatti. E non c'è molto altro da dire, nel senso che Chevreuse è fatta così. Vuole PS, vuole PS e vuole tanti PS. Nel caso in cui vogliate provare una build più offensiva, chiaramente la musica cambia. Qui andate con tasso o danno da critico, qui con danno bonus pyro. E qui valutate se andare di attacco o di ricarica di energia in base alle vostre esigenze. Piccola accortezza però, è sempre la solita che vi ripeto in ogni singolo video in cui è prevista un'arma di Favonius: se volete giocare la vostra Chevreuse con la lancia di Favonius come pezzo di testa, valutate anche il tasso di critico, proprio perché la passiva di questa specifica arma si attiva andando a crittare i nemici. Vi faccio vedere una panoramica generale delle statistiche della mia Chevreuse, che funziona molto bene in questo modo. Mi sono concentrata tantissimo sui PS Max, ne abbiamo già parlato, per avvicinarmi il più possibile ai 40.000. La maestria elementale io non l'ho curata perché è vero che sovraccarico scala su questa statistica, ma io non voglio fare sovraccarico con lei, io voglio fare sovraccarico con i miei compagni e lei deve aiutare loro a fare più danni possibili, quindi l'ho ignorata. Se poi voi volete provare una build offensiva, di nuovo potete valutare un pochino di maestria in più, ma la parte più importante anche nel caso di build offensiva rimane il bilanciare il tasso e il danno. La ricarica di energia nel caso di Noblesse Oblige dovrebbe essere un pelino più alta della mia, almeno 130%. Adesso parliamo delle costellazioni di Chevreuse, che sono una parte che mi interessa particolarmente, perché Chevreuse ha delle costellazioni, due in particolare, che sono interessanti. Però al contrario di una Faruzan, non è nemmeno un personaggio così tanto vincolato a esse come invece temevo, in particolare nella sua preanalisi. Da questo punto di vista ho sbagliato e sono felicissima di aver sbagliato, perché lei anche a C0, ragazzi, vale. Allora, la prima costellazione dice che quando andiamo ad attivare sovraccarico si va a recuperare dell'energia in più, a parte Chevreuse. È un effetto carino, ci permette di renderla una batteria più convincente. Non sarà la costellazione della vita, in particolare se la giocate con Raiden, perché a quel punto ci pensa Raiden all'energia della squadra, però è comunque interessante. La seconda costellazione vi permette di innescare delle esplosioni aggiuntive quando utilizzate la vostra abilità elementale tenuta premuta.
Questa è una costellazione secondo me largamente tralasciabile dal punto di vista del danno e al massimo considerabile per l'applicazione Pyro in più. La terza costellazione va ad aumentare il talento dell'abilità elementale di Chevreuse. La quarta, la prima interessante, ci permette di non entrare in tempo di ricarica con l'abilità elementale di Chevreuse tenuta premuta dopo aver utilizzato il tripudio, il che vuol dire che dopo aver utilizzato il tripudio possiamo sparare due volte senza avere il cooldown, senza avere il tempo di ricarica di nuovo. Questo non è, diciamo, un effetto che vada a valorizzare Chevreuse tanto dal punto di vista offensivo, sebbene questa costellazione dia una dinamica molto più interessante a un'eventuale Chevreuse offensiva, quanto piuttosto ci dà vantaggio dal punto di vista difensivo e di potenziamento degli alleati, perché noi andiamo ad aumentare la durata della cura dell'abilità elementale di Chevreuse, perché potendo utilizzare l'abilità elementale più volte possiamo per l'appunto allungare il tempo di cura. Questa caratteristica ci sarà utile per la sesta costellazione e in generale per l'effetto di cura di Chevreuse. La quinta ci aumenta il talento del tripudio, non ci serve. La sesta dice che dopo i 12 secondi della guarigione dell'abilità elementale di Chevreuse, secondi che possono diventare di più se sfruttiamo la sua quarta costellazione, andiamo a curare tutti i membri del gruppo una volta sulla base del 10% dei PS totali di Chevreuse, e quindi abbiamo una cura aggiuntiva ad area. Interessante questo effetto, proprio perché prima di questa costellazione Chevreuse non cura ad area, e soprattutto quando un membro del gruppo viene guarito da Chevreuse otteniamo un 20% di bonus ai danni Pyro ed Electro per 8 secondi per un massimo di 3 volte, quindi 60% di bonus in più. La cura di Chevreuse si attiva una volta ogni 2 secondi e quindi una volta trascorsi circa una decina di secondi avremo il totale dei bonus da danno. Questa costellazione rende Chevreuse molto più impattante di un personaggio animo dal punto di vista del danno dell'intera squadra. Rimane ovviamente il limite elementale vincolato strettamente ai personaggi Pyro ed Electro, ma è una costellazione molto interessante e che fa molto la differenza in formazioni create ad hoc sul sovraccarico. Adesso parliamo di alcune formazioni dove vi consiglierei di sfruttare la vostra Chevreuse, fermo restando che gli elementi che la accompagneranno, arrivati a questo punto del video, non dovrebbero essere più un mistero. Iniziamo con la miglior formazione in cui giocare Chevreuse. Non c'è storia, anche perché questa formazione l'ho già provata in Abyss e mamma mia, e la mia Chevreuse è C0. Raiden Hyper Carry Overload, Raiden sovraccarico. Allora, qui abbiamo l'interezza dell'attuale banner di Shogun Raiden, perché lei arriva con proprio questi 4 stelle ad accompagnarla. Uno dei banner migliori, infatti, della storia di Genshin, anche solo per il fatto che ci permette di creare un team del genere, che è un team ultra competitivo. Abbiamo Bennett che buffa e cura, Chevreuse che debuffa e cura, Sara che buffa e Raiden che spacca tutto quello che vi trovate davanti. Questo team ha l'unico difetto di non essere prettamente portato per battere tanti nemici che vi vengono addosso insieme. È un team molto più specializzato su single target, in particolare sui boss che vengono smaciullati in 30 secondi, ma nel caso in cui i nemici piccoli che avete davanti siano particolarmente fragili, state tranquilli perché è vero che sovraccarico ve li sparpaglierà per la mappa, ma tanto muoiono prima di toccare terra. È veramente una formazione micidiale, avete la cura, avete le sinergie, perché Bennett vi permette di fare un ottimo ritmo di sovraccarico e di potenziare i danni di Raiden. Potete sfruttare tra l'altro anche Bennett C6 per applicare ulteriore Pyro tramite i colpi normali di Chevreuse e di Raiden, che verranno tutti infusi con l'elemento Pyro, e avete Chevreuse che qua proprio è nel suo ambiente. Sara è tranquillamente sostituibile da Fischl, in particolare nel caso in cui non l'abbiate C6, perché lei prende più valore della principessina dotata di uccello esclusivamente se è a C6. Scusate la pausa, ma mi sono resa conto che definire Fischl principessina dotata di uccello non è molto elegante. La principessina che va in giro con il corvo, ok? Dimenticate, taglia! Un'altra alternativa che posso segnalarvi nel caso in cui la vostra Chevreuse sia C6 e molto improntata sulla cura è Shanling al posto di Bennett. Secondo me Bennett dà comunque una marcia in più, ma Shanling, ragazzi, è un personaggio che fa un quantitativo di danni e ha un'applicazione Pyro semplicemente nevrotica ed estenuante per i vostri poveri nemici, quindi potete valutarla.
Altra formazione che vi segnalo è un overload, un sovraccarico con Yoimiya. Questa è una formazione triplo pyro, quindi abbiamo la risonanza pyro, abbiamo tutti i bonus derivanti da Bennett e abbiamo Yoimiya che è in grado di andare a fare veramente tanti danni. Anche questa formazione è specializzata sul boss killing, sui nemici singoli. Qui al posto di Sara ho messo Fischl perché Fischl ci dà maggiore libertà di manovra, meno richiesta di ricarica di energia, perché tra Chevreuse, buildata Favonius e Fischl le particelle non ci mancano ed è una formazione che dovrebbe girare molto bene con delle rotazioni tra l'altro molto semplici. Questa formazione è attuabile anche con Linei al posto di Yoimiya. Il resto si basa sui vostri account, sulle vostre preferenze e perché no, sulla vostra creatività, perché Chevreuse può essere veramente infilata in qualsiasi formazione Electro e Pyro e vi potete giostrare le formazioni come preferite. Potete infilare una Deia per una maggiore difesa, potete testarla anche con un Toma per avere uno scudo e maggiore applicazione pyro. Insomma, sbizzarritevi, l'unica regola è di non utilizzare personaggi al di fuori del pyro e dell'electro se volete ottimizzare al 100% la vostra Chevreuse. E detto questo, basta! Io spero di essere stata sufficientemente esaustiva e spero di avervi insegnato qualcosa di nuovo a proposito della carinissima Chevreuse che mi sta facendo venire una fame, lasciamo perdere, è ora di pranzo. A me non resta che lasciare la parola a voi, fatemi sapere qua sotto nella sezione commenti che cosa ne pensate voi di Chevreuse, se l'avete provata, se vi ha dato soddisfazioni, insomma, dite la vostra che io ho detto la mia e a me non resta che darvi appuntamento ai prossimi video e più nello specifico alle prossime analisi personaggio dedicate a Genshin Impact. Da Giulia e Chevreuse è tutto e un saluto. Alla prossima. Ciao!